però nella mia vita c'è stata sempre una chiusura di un qualcosa e un'apertura di un'altra cosa, no? Quindi, fortunatamente, quindi non lo so, non lo so, davvero non lo so. Sì. Ciao Leo. Ciao. Ciao. No, volevo chiederti in queste settimane di centrifuga, come i giocatori, come si Come, sono. come, come? In queste settimane di centrifuga, come l'hai definita tu, i No, no, giocatori. no, la centrifuga sarebbe stata se io rimanessi. Ma i giocatori, diciamo, in queste ultime settimane, come si sono Ne ho comportati? sentiti Li hai quasi tutti. sentiti? Ti hanno Ne ho detto sentiti. Ne ho resta? sentiti. Ho sentito quasi tutti all'Inter. Tutti. Perché a prescindere della comunicazione esterna, che è questa qua, credo che ci voleva una comunicazione interna per far capire a loro quello che stava succedendo. Tante persone legate a me sapevano in tempo reale. E sono molto felice che tutte queste cose è rimasta loro, con loro, non è mai uscita, diciamo, da loro niente. Questa è una cosa, anche perché lo sapevo che non potevo uscire, però ho sentito quasi tutte dell'Inter, quasi tutti, no, direi tutti. Purtroppo non ho trovato Nagatomo, Pandev, basta, basta. Mariga non l'ho trovato e Suazo. Dei 25 ne ho trovati, tutti gli altri sono riuscito a parlare e a parlare con tutti. Credo che era una spiegazione delle cose che sono successe. Ciao Leo, qua. Eccomi. Tu, restiamo sui giocatori. Tu hai detto che comunque per alcuni giorni hai continuato a lavorare da allenatore dell'Inter. Chi avevi chiesto al presidente? Avevi già fatto dei nomi? Facciamo ancora un po' di casino, già Dai. che sono stati pochi, dai. No, visto che i piani si sono scombinati giusto all'ultimo momento, però Ah, sì. avevate già iniziato a lavorare. Questo. Diecelo di cacca, ormai sono lui. Sì, questa è una cosa che cosa ti dico? Non ha senso, nessun senso, mi spiace. Dici di no? Cacca. Mi spiace. Almeno promettere a Moratti dopo quel che ha fatto per te che non gli rubi qualche giocatore o se glielo prendi, qualora Allora, io firmassi per il col momento Paris sono Saint-Germain. disoccupato, ma Vabbè, rubare in questo diciamo, momento è difficile. se no, rubare, capito. Se dovessi firmare col Paris Saint-Germain. Almeno quello glielo devi, Guarda, o non gli pigli nessuno, glielo strapaghi. ho fatto poche cose nella mia carriera che non sia stata bene per tutti, poche, poche. I contratti secondo me sono buoni quando tutte le parti sono felici, quando c'è una parte meno felice sono cose che non vanno bene, quindi io cerco di fare qualsiasi cosa che vada bene per tutti. Non escludo niente perché non lo so neanche, non lo No, ma so. se devi rinforzare l'eventuale Paris Saint-Germain, potresti pensare a qualche interista. In questa Penso un po', ottica. se eventuale, faccio un altro Non manca comunicato. molto, Faccio un Leo. altro comunicato. Guarda, non sono. No, no, ma io, guarda, è così, eh? È così. L'ultima. La dernière. Sempre sul Paris Saint-Germain, però cosa pensi sugli investimenti di Qatar nel Paris Saint-Germain? Come vedi il futuro di Paris Saint-Germain? Guarda. Un commento. No, no, non ti so dire, non ti so dire. Io devo capire meglio il progetto e per quanto ho capito investimenti non ci sono stati ancora. Non ci sono stati. Nelle poche cose che abbiamo parlato non c'è questa pazzia di fare, spendere. Sono sembrate persone molto, molto lucide e quella è una cosa che a me sicuramente mi è piaciuta in questi due giorni. Tutto il resto non lo so. L'unica cosa che c'è è che. E la mia decisione è più per una cosa che sarà un progetto. Cosa vogliono fare? Non è una questione legata, ripeto, a niente legata a un contratto. Non sarà mai il mio contratto che mi. Non è quello. È capire un progetto, capire cosa. Anche per i contratti, voglio dire, è più l'accordo, è più la cosa che c'è. Non lo so, devo vedere nei prossimi giorni, li incontrerò, non so dove, non so quando. E vi chiedo di star lì, arriva a Parigi, non arriva a Parigi, arriva a Parigi, non arriva a Parigi, veramente quando arriveremo a Parigi questa cosa sarà comunicata se succederà tutto qui, perché anche lì qua si scriveva che io cose. La prossima tappa adesso è rimanere in Ne Italia, passo parlerò, io a Parigi. loro ho detto prima di fare una conferenza stampa e spiegare tutto questo casino, dopo questi 2 giorni a Londra io non mi muovo. Io da ora in poi mi muoverò e cercherò di capire com'è. Se Ancora una. no mi trovate di panema. Ciao Leo, Ciao. una domanda. Adesso sei un uomo libero, quindi.
Quindi potresti dare consigli a tutti, tra cui anche noi, se hai qualche talento brasiliano da consigliarci. Consigliarci all'Inter? No, no, in generale a tutti. Conosco il presidente, chiamo lui. No, beh, magari... Leo, un'ultima cosa sullo scudetto. Lo scudetto avevo... diceva dello scudetto 2007. Cioè. No, tu veramente vuoi creare dei casini pazzeschi. Mamma mia. Io... è un'altra cosa che dispiace. Perché giudicare la cosa di oggi, purtroppo non puoi... farà meno di giudicare la partenza, perché il problema di oggi è la conseguenza, non è la causa. Purtroppo questa base deve essere, secondo me, curata, perché se non è curata la base, questo è un problema e sicuramente fra 3 mesi sarà un altro problema, perché secondo me l'origine è debole. Quindi... eh? Ma pensa un po', se non sanno loro, so io. Non, j'ai rien parlé, excusez-moi. Non, j'ai rien parlé, j'ai dit c'est la vérité, il n'y a pas de... Ah, déjà parlé français. On parle bien, ça, ciao, 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 ciao,